Buongiorno, mi sono uscita a ritirare il pacco. Ok. E adesso piano piano, molto piano, torno a casa e poi vi faccio vedere cosa c'è dentro. Buongiorno. Oggi macchina, niente mare, niente, infatti ci sono qua i miei bimbi. Questa era quella di perché non sto per niente bene a causa del ciclo e quindi non ce la faccio proprio ad andare al mare, avrò pressione molto bassa di sicuro. Oh, ma qua c'è un pezzettino, ma non posso mangiarmelo io, cosa me ne faccio? Ma si sputa così la roba? Solo perché te l'ho dato. Lui vuole le cose spezzettate piccole. Ve lo dico perché non ho voglia di stare lì a fare ciao, buongiorno, a fare la recita. A fingere di stare bene, perché così come non mi piace quando lo fanno gli altri me ne accorgo subito. No, è di la mangiata, me ne accorgo quando gli altri recitano e non mi piace e non voglio farlo neanche io. Non sto bene, niente di che, il ciclo che deve avere la pressione un po' bassa. E ieri poi avevo detto che avrei fatto vedere i gomitoli. In realtà ho fatto il video, solo che a parte Eddie che continua ad abbaiare super agitato e a cercare di rubarmi le cose, perché quando arrivano i pacchi lui è super felice, ma poi c'era piano, c'era il sole che entrava tantissimo e rifletteva sui gomitoli, essendo bianchi non si vedeva niente, non sono riuscita a farli vedere fino, ho detto vabbè, cancello tutto e poi lo rifaccio. Poi oggi vi faccio vedere. Questa è la mia colazione, non ho mangiato niente. È un pezzo di focaccia che abbiamo fatto ieri sera, che ha fatto mio marito ieri sera. Mi dispiace tenere in macchina un'ora, però piuttosto che lasciarli a casa, visto che negli ultimi 2 giorni, non stando bene, non sono riuscita a portarli fuori. Non so, quindi dovete portare pazienza a un'oretta, ok? Che buoni pezzi croccantini, è super sottile, no? Che pare la luce. I pezzi quelli più, ancora più sottili sono diventati croccanti. Mi ricordo le schiacciatine che mi portavo a scuola, ma non quelle classiche righe. Io prendevo delle schiacciatine che sembravano così, fatte così, sembravano delle focacce quadrate ma croccanti. Ed erano pazzesche. Per risolvere il problema sole che entra dalla finestra, perché entra tanto tanto dalla finestra che c'è sopra la porta, no? Sto facendo, visto che è una finestrella rettangolare, un rettangolino così, appunto granny, da mettere. Semplicemente metterò, me lo sono portato così, se riesco, se me lo permettono, vado un po' avanti. Metterò 4 chiodini, tanto una finestra di legno, e li fermerò, tanto le piastrelle granny hanno i buchi, quindi così dovrebbe anche fare una bella atmosfera, no? Perché al pomeriggio per almeno 2-3 ore entra tanto di quel sole, ma proprio diretto, cioè proprio hai il sole negli occhi tutto il giorno, tutto il pomeriggio, che è veramente fastidioso, non si vede niente. Non si riesce a fare niente, quindi voglio fare qualcosa. E appunto volevo chiedervi se vi interessa il tutorial di come fare la piastrella appunto granny rettangolare, perché io non sapevo si potesse fare, però io ho detto, ma se invece di fare il cerchietto, le 4 catenelle chiuse, facessi una catenella e ci lavoro intorno, se facessi gli angoli così. Vabbè, comunque, e ci sono riuscita, quindi se volete un tutorial vi faccio poi un giorno un tutorial di questa
della piastrella grande rettangolare. Non so poi spiegarvi come regolarvi per la grandezza, però intanto vi faccio il tutorial. Fatemelo sapere, così se nel caso è ve lo faccio vedere. Però adesso basta chiacchierare perché non voglio annoiarvi. Ci vediamo dopo. Eccoci qua. Tu sta buono lì, eh? Vediamo se riesco finalmente a farvi vedere sti gomitoli. Cimino perché non voglio farli cadere per terra, perché sono bianchi. Dov'è il buco che ho fatto? Eccolo qua. Ecco qua, un bel sacchettone di gomitoli. Allora, il filato è questo qua, è un acrilico 100%, c'è la piuma proprio perché è morbidissimo. È lo stesso, no, cioè non è proprio lo stesso, io l'ho preso in un altro posto, però è lo stesso tipo di quello che ho usato io per il mio maglione rosso, infatti la commissione è per un maglione uguale a quello mio rosso ma bianco, che secondo me bianco sarà stupendo. È di quello anti-peeling, vediamo se riesco a farvelo leggere. Ovviamente no perché è troppo piccolo. Anti-peeling vuol dire che non fa i pallini. E si lavora con i ferri numero 4 e l'uncinetto numero 4. Ed è esattamente l'uncinetto che ho usato io per fare il mio maglione. Si può lavare tranquillamente. Allora, qua c'è scritto che non si può lavare in lavatrice, sul sito c'è scritto che invece si può lavare in lavatrice. Vabbè, io comunque mi lavo in lavatrice ed è ancora perfetto. E niente, io ho ordinato 10 gomitoli e l'ho pagato 6,90 a gomitolo perché era, non ho capito se era in offerta, perché c'era scritto 8,90, però poi quando sono andata a fare l'ordine mi ha dato 6,90. Forse più ne ordini meno li paghi. Credo che sia così. Sono tanti 10, perché per quel maglione non credo ce ne vogliano 10, ce ne vorranno di sicuro meno. Però io preferisco abbondare piuttosto che rischiare di restare senza e poi dover fare un altro ordine e ripagare le spese di spedizione e riaspettare tanto tempo. Ci hanno messo 2 settimane ad arrivarmi questa volta. Sono lentini quelli di Hobby, però entro la settimana ti arrivano. Questa volta ci hanno messo veramente tanto, però me li hanno portati fino a qua. Non sono dovuta scendere giù in paese a prenderli. Bene, e non vedo l'ora di iniziare, penso che domani mi metterò lì e comincerò a fare questo stupendo maglione, troppo bello, un bellissimo bianco, io adoro le robe bianche, quindi, ho buttato per terra, quindi quando sarà il momento di spedirlo sarò tipo così, no, scherzo, magari un giorno me lo rifarò a bianco anche per me, o verde, uno bianco e uno verde, oppure uno bianco e verde. Bianco e verde, bianco e verde. Vabbè, dai, adesso per stasera vi saluto, poi finirò questo video, penso domani. Buongiorno di nuovo. In questo video credo di avervi dato il buongiorno per 3 volte. Allora, siccome ho iniziato questo video l'altro ieri, lo sto facendo praticamente in 3 giorni, mi sono persa. Perché io se non giro un video in un giorno, quindi dai, lo inizio e lo finisco, mi perdo un po' come un discorso. Se non lo inizio e lo finisco, poi perdo il filo e non so più cosa fare, cosa dire. In questo caso col video non so più cosa fare, quindi ho deciso che questo sarà un video un po' più chiacchiericcio e da domani ricomincerò a fare i video più sensati. Intanto vado avanti con questo, che sono a buon punto, stanno un po' a caso sulle righe da 1, da 2, da 3, a caso così, come mi gira. E volevo dirvi un paio di cosine, visto che devo fare un video un po' chiacchiericcio, vabbè. Ne approfitto per dire tutto quello che volevo dire. Allora, la prima cosa è che in ultimamente, negli ultimi giorni, ogni volta che pubblico un video,
prima che il video sia pubblico, quando ancora è privato, perché io pubblico il video, metto l'orario in cui dovrà uscire e prima di quell'orario lì è un privato, lo posso vedere solo io, no? Prima che esca, io cosa faccio? Vengo presa da mille dubbi, mille cose su quello che ho detto in quel video, lo cancello da YouTube, lo rimonto cancellando alcune parti e lo ripubblico. Questo perché? Questo perché per quanto uno possa dire ah, a me non me ne frega niente di commenti così, io vado avanti, me ne frego, è vero fino a un certo punto, comunque. In diversi livelli, dipende da, un po' dalla persona, no? Quindi sì, me ne frego, però al momento, quando lo leggi, quando ti arriva, quando quelle parole entrano a far parte di te, ti senti un po' così, un attimo destabilizzato, no? Perché comunque le persone che stanno qua davanti alla telecamera sono esseri umani, non sono dei robot, non siamo finti, siamo umani quanto quelli che guardano i video, anche se ho dei dubbi sul fatto che chi guarda i video, alcune persone siano umane, perché a volte sembrano veramente che manchino di empatia, che è un problema grave mancare di empatia, nel senso che se uno si rende conto di avere problemi, quel tipo di problema, dovrebbe farsi vedere perché. Ci sono vari disturbi che prevedono la mancanza di empatia tra i sintomi. Quindi sarebbe anche bene farsi vedere. E niente, io stavo facendo, faccio questa cosa perché subito mi pento e dico: non è che magari qualcuno fraintende quello che ho detto, pensa male, pensa che mi sto lagnando, pensa che così. E se fosse che magari ha avuto solo il coraggio di dirmi ciò che gli altri non hanno avuto il coraggio di dirmi, cominciano questi pensieri, no? Quindi alla fine cancello tutto e rifaccio. Ma non è giusto, non è giusto, cioè alla fine il canale è mio, sono anche un po' libera di dire quello che voglio, anche per quello che dico l'ho sempre detto nel rispetto di chiunque, non mi sono mai permessa di insultare nessuno, nessuna categoria di persone, ma neanche ciò che fanno gli altri, cioè ho sempre cercato di avere il massimo rispetto per tutti. Quindi, ora io sono in una fase in cui devo un attimino ristabilire un equilibrio perché è una novità arrivata nella mia vita che non, finora non c'era stata più di tanto, qualcosa, sì, ma poco. È comunque buon segno, nel senso che vuol dire che il canale sta crescendo, arriva più persone. È un po' quando trovate il fungo velenoso, il classico fungo rosso con i pallini bianchi. Vuol dire che lì ci saranno dei porcini. È la stessa cosa. Quando trovo le persone velenose, vuol dire che il canale sta crescendo. E vabbè, dai, alla fine cerco di vedere il lato positivo. Però effettivamente sono cose che un attimino destabilizzano e poi ci vuole un attimo di per ritrovare l'equilibrio. E io questo un attimino sto facendo, sto cercando un attimino di trovare l'equilibrio con questo nuovo cambiamento nella mia vita. Quindi sì, non so come, però lo troverò il modo, magari qualche volta salterò un video perché la mia mente sarà impegnata altrove, qualche volta il discorso che farò non avrà senso perché magari avrò cancellato successivamente una parte e vabbè, niente. Comunque io ritroverò il mio equilibrio e andrò avanti con il mio canale. Un'altra cosa che, anzi no, prima di dire questa cosa vorrei anche dire che comunque io non so chi sta ascoltando, se adesso mi sta ascoltando qualcuno di quelle persone così, cioè non fatelo, semplicemente perché andate a chiedere cattiverie agli altri. Perché? Così come non vi piacerebbe a voi che vi dicessero della cattiveria, non ditelo agli altri. Anche perché io ho scoperto, cosa che non sapevo, da uno youtuber molto famoso perché ha più di 2 milioni di iscritti e quindi youtuber con avvocato, che queste persone sono denunciabili, cioè gli insulti su YouTube sono denunciabili. Quindi ora io non ho voglia di mettermi a denunciare nessuno, non ci penso proprio, non ne ho voglia. Però può capitare che la mattina mi sveglio col piede sbagliato, mi alzo col piede sbagliato
Mi sveglio col ciclo che mi fa girare l'ormone, può capitare, quindi può capitare che magari un giorno mi sveglio, sono stufa e dico basta, adesso partono tutte le denunce. Può capitare, perché mica ho il controllo dei miei ormoni, loro fanno quello che vogliono. Così come può capitare che una giornata mi faccio il panino con il cioccolato dopo l'arachidi, la marmellata e la panna montata e chi più ne ha più ne metta, può capitare che invece un altro giorno mi metta a denunciare gente a destra e a sinistra. Quindi lo dico anche per voi, anche se io non ho voglia di far così, lasciate perdere perché potreste beccarvi una bella denuncia e poi sborsare soldini. Quindi fate attenzione a quello che dite e fate. Ora, detto ciò, un'altra cosa che mi passava per la testa è che stavo pensando di aprire un altro canale. Allora, inizialmente ad agosto il mio progetto era aprire un canale di uncinetto, ma un canale muto in cui si vedono solo le mie mani che lavorano all'uncinetto, si sentono i suoni dell'uncinetto, tipo uncinetto che tocca, questi, no, i marcapunti, così, un po' più ASMR. Per dormire, però poi facendo qualche tutorial, qualche cosa nel corso del mese, mi sono resa conto che stare in quella posizione così mi fa tanto male alla schiena, quindi ho detto no, non posso proprio farlo, perché poi avevo troppo mal di schiena. Però adesso stavo pensando in realtà di aprire comunque un canale a tema uncinetto, ma diverso. Un canale un po' così, cioè semplicemente a tema uncinetto, dove fare tutto ciò che mi pare. Perché qua su questo canale, sì, parlo di uncinetto, ma mi sento un po' limitata dal fatto che, non essendo un canale di uncinetto, mi seguono persone che magari non sono interessate. So che tanti lo sono, perché me lo dite, però mi seguono anche tante persone che magari sono interessate soltanto ai vlog, alla vita di montagna e al resto, no? E magari l'uncinetto non hanno voglia di star lì a sentire più di tanto. Quindi non sto troppo a parlare di uncinetto. E stavo pensando appunto di aprire un canale a tema uncinetto, quante volte l'ho detto, apposta per sbizzarrirmi. Che sia un tipo di video in cui semplicemente si parla di uncinetto, un video in cui vi mostro un lavoro, un video in cui vi faccio il tutorial di un punto. Quando ne ho la possibilità, anche il tutorial di un capo. Così a caso. Semplicemente tutto ciò che mi passa per la testa. Farei ovviamente un solo video alla settimana perché al momento questo è il mio canale principale, quindi non voglio investire troppe energie in una cosa che non mi porta a nulla, su cui non guadagno niente. Mentre su questo canale sì, quindi vorrei comunque continuare a investire la maggior parte del mio tempo e della mia energia su questo canale. Anzi, clima permettendo, perché sì, oggi mi sono messa le maniche lunghe perché in casa comincia a scendere un po' la temperatura, ma è ancora estate. Clima permettendo, i video vorrei migliorarli perché ultimamente effettivamente non è che sto facendo bei video, però non sono neanche tanto ispirata dal clima perché è sempre estate, ma è autunno. E non lo so, mi manca proprio l'ispirazione data anche dalle stagioni, dal cambiamento delle stagioni. E comincio ad essere un po' stufa di questo clima estivo, perché sì, è vero, comodo perché si risparmia la legna. Però vorrei cominciare a fare qualche video un po' più autunnale, dove si vede la stufa, il fuoco acceso, le zuppe. Cucinare sulla stufa le castagne, le passeggiate nel bosco con i colori autunnali. Invece qua è ancora piena estate che fa caldo e c'è afa, non si respira, non ci sono i colori autunnali, anche se qualche albero comincia ad avere qualche foglia gialla. Però ancora è veramente tanto tanto estate. Dopo settimana prossima dovrebbe cominciare a essere più autunno, io lo spero tanto perché sono veramente stufa dell'estate. Comunque, spero di riuscire a fare dei video più carini perché effettivamente gli ultimi video non mi piacciono tanto. È un mio gusto personale, so che voi mi dite bel video, tutto quanto, ma è un mio gusto personale, vorrei fare qualche ripresa più bella, anche esteticamente.
E niente, questo era quello che volevo dire. Fatemi sapere se vi piace l'idea del canale dedicato all'uncinetto, se lo seguireste anche se non è un canale di soli tutorial, perché qualche tutorial ce lo metterò dentro, ovvio, anche senza pensarci due volte, perché qua prima di parlare di uncinetto, magari farvi vedere un punto, qualcosa ci penso tantissimo, perché dico sì, però poi non piace tanto. Chi magari è appassionato di uncinetto arriva da quel video, però poi vede che non c'è anche sul canale, non si iscrive. Chi invece non è appassionato magari si stufa e non guarda. E è un po' un casino. Quindi sì, un canale dedicato sarebbe l'ideale. Anche dei video sarebbero carini. In cui così, no? Sì, lavoriamo insieme all'uncinetto. Voi sapete che quella sera lì, magari vi avviso, domenica sera ci vediamo con un video in cui lavoriamo all'uncinetto e chiacchieriamo, magari sempre di queste cose. E così voi magari prendete il vostro lavoro, vi mettete lì che sia uncinetto ferri e io lo dedicherò all'uncinetto, però penso che ci saranno anche i ferri in mezzo. Comunque diciamo lavoro a maglia in generale e lavoriamo insieme. Voi fatemi sapere se l'idea vi piace. A me ispira. Secondo me piacerà anche a voi conoscendovi. E che nel caso, dai, faccio un tentativo, faccio il primo video, che sarà un video di presentazione, cosa che non ho fatto in questo canale, ho fatto poi uno shorts mesi dopo. Magari un video di presentazione, poi partiremo con il video vero e proprio la settimana successiva, perché se mi dite sì, ok, io magari parto già questa domenica a fare il video di presentazione, così non ci prolunghiamo troppo. Se mi dite no, no, lascia stare, io non dico che non lo farò, lo farò lo stesso, perché so già che ci sono persone interessate a questo canale, perché io li seguo canali così e so e sono molto seguiti. Però magari me la prendo un po' più comoda. Detto ciò, io adesso vi saluto. E scusatemi se ultimamente sono stata un po' incostante con i video, sono andato dei giorni, però la mia programmazione, anche se non ve l'ho detto, è dal lunedì al sabato, ma se un giorno salta perché non ho fatto niente di interessante, pazienza. Senza stress, diciamo, non come facevo prima che mi stressavo, facevo 2 o 3 video al giorno per cercare di star dietro, a fare 6 video alla settimana puntuali, diciamo sì, da lunedì al sabato ma senza stress. Il sabato vuol dire che salta spesso, però se proprio devo far saltare un giorno scelgo il sabato perché effettivamente ci sono meno visualizzazioni. Adesso io vi saluto. Così da domani mi ricomincio con i miei vlog giornalieri ordinati, puliti, iniziati la mattina e finiti la sera, perché mi piacciono le cose ordinate, altrimenti il mio cervello non funziona. Fatemi sapere questa cosa del nuovo canale, perché se vi piace io comincio subito a lavorarci. In realtà ce l'ho già un canale, appunto perché l'avevo aperto con quel progetto che avevo quest'estate. Quindi il canale già esiste, devo solo cambiargli il nome e cominciare a fare i video. Ora, vi ringrazio per aver visto anche questo video, mi raccomando, siate sempre gentili con gli altri perché potreste trovare qualcuno che vi fa una fattura o vi può arrivare una querela. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!